NGM Motorsport a Castelletto di Branduzzo con quanti piloti? Con 6 piloti, 2 in Academy, 1 in Super Academy, 2 Rocky e un Delfino. NGM Motorsport che non ha problemi di sponsor, insomma è un problema nel motorsport trovare sempre sponsor, certo. Però NGM Motorsport schiera in pista alcuni tre kart più colorati e più sponsorizzati. Sì, diciamo che i nostri sponsor ci danno una mano da più di qualche anno, abbiamo fatto un accordo pluriennale, la disponibilità diciamo che noi chiediamo non è enorme, però avendone più di qualcuno riusciamo a gestire bene il budget di tutta la stagione. Quest'anno facciamo la Champion Kart con appunto questi 6 piloti più altri 2 che arriveranno dalla prossima gara, più l'Open che adesso è l'italiano Xai con Isakian, pilota russo, e con Edoardo Tolfo, diciamo il nostro pilota italiano di punta della squadra. NGM quindi che ha scelto anche l'Academy Champion Kart, qual è il lato positivo di questa accademia per i giovani che vogliono intraprendere questa, chiamiamola professione, questo lavoro? Allora, il lato positivo ce ne sono più di uno, il primo sicuramente è che il materiale è uguale per tutti, i motori sono uguali, i telai sono gli stessi, le gomme sono le stesse, quindi si riesce a trovare la capacità sia del meccanico che del pilota nel riuscire a mettere a punto il mezzo e a sfruttarlo nel migliore dei modi. Quest'anno poi si corre in 7 tra le migliori piste certamente d'Italia, quindi al mondo. Certamente sì, infatti anche questo è una cosa positiva, perché chi vuole andare a fare qualche gara tipo l'italiano Xai o altri tipi di gare riesce, venendo a girare in Champion Car, a conoscere il circuito. Dunque è una doppia diciamo prova nello stesso circuito, che non è male.